E per gli stronzi che si sono appena sintonizzati su Radio Gasoline, questa è Fool's Gold degli Stone Roses, gli unici veri Stones. Titolo primo, la borsa. Ecco qua, ottimo lavoro. Alla prossima. Allora, siamo contenti? Certo che siamo contenti. Capitolo secondo, operazione Abraxas. Quindi tu vuoi dire che poi... Ha senso che no. Ma pazzesco, perché loro pensano invece. Ma porca troia, la smettete di stronzeggiare come delle scolarette di ricreazione? Cazzoni, tutti stronzi, sono qui, sono in forma, sono qui, sono tornato, cazzoni, tutti stronzi, sono tornato. La rossa. Allora dai, parliamo di lavoro. Chi si uccide oggi? Ho detto che abbiamo smesso con gli omicidi. Ah sì? Mi sa che mi sono perso quel meeting. Cazzo ragazzi, questa è roba segreta, roba che Scott, questa è merda che è venuta a galla, cazzo. Porca troia. Allora tu mente, questo hard disk non l'hai trovato? Sì, l'ho trovato, era giù per strada, l'ho trovato prima, sì. Sì, lo so, ma non l'hai trovato? No, sì, l'ho trovato prima, sì, io, sì. Va bene, siamo aperte, il prossimo lavoro. No, aspetta, Ciccio, cioè è possibile che io sia l'unico senza soprannome, cazzo? Allora tu ti chiamerai Mr. Pooh. Dai, no, Mr. Cooler, no, ti prego. Facciamo così, io mi chiamerò il maestro. Che ne dici, eh? Secondo me invece Mr. Cool ti stava appendendo. Cool. Parla la mente. Lo sai che lo dicono in modo sarcastico, vero? La mente non è per niente sarcastico. Sì che lo è. No? Sì che lo è. Sì che lo è. Adesso basta, tu ti chiami Mr. Cool e rompi i coglioni. Basta adesso, non essere una gara del solletico. Qui si lavora sul serio. Allora, siamo in piena operazione Abraxas. Dobbiamo custodire una borsa per qualche giorno il cui contenuto è molto delicato e prezioso. Quindi non fate stronzate. Capitolo terzo. Il fuck... No, aspetta, guarda che hai sbagliato a scriverlo. Capitolo terzo. Il fuck simile. No, Mona, si dice simile. Era proprio presa quella. Ma sei un coglione! Guardiamo se è tutto a posto. Controllo. E allora? Siamo contenti? Ma che cazzo è sta roba? Ma no che non siamo contenti, porca di quella troia. Porca troia. Oh, ma sei proprio un coglione. Ma cioè, tu che ne sai che non dovevamo fare una guardia e una partita di mutande, voglio dire. Ma vaffanculo. Sì, vabbè, è sempre colpa mia, eh. Cazzo, ragazzi, siamo fottuti. Ragazzi, nessuno è fottuto. So io come risolvere la situazione. Passami il chiacchiero. Ladies and gentlemen, mi dispiace, ma ora ci si lascia con un brano dedicato alle basette di Ray Manzarek. Backdoor Man, The Doors.
Ciao.